consacrata oggi. Noi abbiamo a che fare con giovani uomini e donne che bussano alle nostre comunità, indipendentemente dai carismi, da tutta la varietà che ci propone la Chiesa, ma vengono da questo mondo, quindi portando interiormente le problematiche che il nostro mondo vive. Bauman parla di società fluida, ma questa società fluida è entrata anche nelle nostre comunità religiose. È entrata anche nelle nostre comunità religiose e noi dobbiamo fare i conti con questo. E se non facciamo con credibilità evangelica, il rischio è che moriamo per inattualità. Seguo il filo di questo ragionamento, appunto, le attese relazionali con cui oggi un giovane entra nella vita consacrata sono veramente parallele a quelle con cui i fidanzati guardano il futuro di matrimonio, no? Una certa crisi dell'autorità e della paternità, c'è anche nel nostro modo oggi di intendere l'obbedienza, no? E così anche oltre l'inseguire mille cose, forse smarrendo un pochettino, che siamo prima di tutto testimoni di un assoluto amato con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Quindi penso per la nostra vita consacrata, così, che ha il suo significato nell'essere profezia. Quindi San Giuseppe ci aiuta a non inseguire il mondo, ci aiuti veramente come è stato lui, che di fronte ai problemi, alle difficoltà in cui si è venuto a trovare, era tentato di decidere secondo il proprio buon senso. Ma poi ha saputo aprirsi a una illuminazione indifeso, l'immagine del sonno, come la capisco io, l'immagine di un uomo indifeso e totalmente in ascolto, come dovremmo essere nella contemplazione. Pare che abbiamo bisogno di una vita consacrata che, come Giuseppe, la contemplazione dell'uomo indifeso si lascia veramente e totalmente orientare da Dio. Solo così potremo essere almeno un pochino profeti per i nostri fratelli. Grazie.